fisica del dottore Maiorana e oggi abbiamo l'onore, il grandissimo onore di avere con me il professor Michele Pardinello. Il professor Michele Pardinello, molti in quest'audience lo conosciamo bene, è presente, è professore all'ETH di Zurigo, alla Università della Svizzera Italiana e all'IT di Genova. Personalmente ho sentito parlare per la prima volta del professor Pardinello a una scuola a Camerino alla quale sono andato appena laureato. Era su fisica dei liquidi, io non facevo fisica dei liquidi. C'era una comunità di Messina e una della Sista e il nome del professor Pardinello era presentissimo. E in seguito, in quel periodo, il professor Pardinello era full professor alla Sista a Trieste. Successivamente è stato manager a IBM e successivamente è stato direttore del Max Planck Institute für Körperphysik di Stoccarda per vari anni e in questo periodo ha sviluppato, perfezionato tra le tante cose un metodo che è il metodo Carl Pardinello che è famosissimo sia perché l'articolo originale è uno dei 5 articoli più citati in fisica e chimica da sempre, ma io direi che anzitutto è un metodo numerico potente, fisico ed elegante. Io credo che ci sia, per il poco che conosco, l'altro metodo che io apprezzo moltissimo al gruppo di riorganizzazione di Wilson è l'ultima volta che ho sentito il professor Pardinello, ha messo insieme il Carl Pardinello e il gruppo di riorganizzazione. È realmente entusiasmante. Per questo, diciamo, il professor Pardinello ha avuto riconoscimenti dalla medaglia d'Iraq della ICTP del 2009 al premio Benoist della società di fisica svizzera, al premio Fermi della SIF e recentemente la medaglia Dreyfus per la chimica, che sono tutti riconoscimenti di livello apicale. E per questo io direi, personalmente come organizzatore di questi colloqui, che temo di essere arrivato al mio massimo. Quindi va bene, ok. Per quanto riguarda l'audience, credo che oggi avrete l'occasione di sentire uno scienziato che è stato capace di lasciare un'impronta nella fisica contemporanea. Thank you.
proviamo a vedere se così funziona. Va bene, il campo in cui mi sono interessato sostanzialmente dagli anni 80, all'inizio degli anni 80, è quello della dinamica molecolare. Cos'è la dinamica molecolare per chi non l'avesse, viene da campi un po' lontani da quello della fisica della materia? È una serie di tecniche numeriche che permettono di descrivere il comportamento di sistemi di molecole, liquidi, solidi, superfici e diciamo il motivo per cui uno lo fa, i motivi sono molteplici perché ci aiutano a spiegare gli esperimenti, qualche volta rimpiazzano gli esperimenti, predicono nuovi fenomeni, è successo anche questo, e riescono a dare un'intuizione importante su quello, su come si comporta il sistema. Non è la prima volta che qualcuno dei miei colleghi sperimentali ha visto le simulazioni e poi ha detto, perché non facciamo questo? E poi è una forma di microscopia virtuale, perché poi con la grafica uno può vedere se avremo degli effetti, il comportamento degli atomi in funzione del tempo. Vabbè, l'equazione fondamentale è l'equazione di Newton. Supponiamo che gli atomi costituenti della materia si comportino come particelle classiche, questa è un'approssimazione, ma che a temperature ambiente spesso è una buona approssimazione, e comunque ci sono maniere per introdurre gli effetti quantistici se necessari, ma però ci limiteremo a considerare il caso in cui questa approssimazione sia valida. E allora, diciamo, l'equazione di Newton è tutti nota, è forse uguale alla massa per l'accelerazione, e naturalmente uno per poter risolvere, insomma, descrivere la materia deve avere un buon modello per l'interazione tra le particelle che compongono il sistema. Se un buon modello, poi c'è la descrizione che viene dalla soluzione delle equazioni di Newton, sarà una descrizione del sistema fedele alla fisica. Ok, quindi c'è il problema di descrivere le forze fra gli atomi, delle molecole, e diciamo qua faccio vedere che molti di questi modelli che vengono usati sono in realtà diciamo algebraicamente e anche concettualmente molto semplici. Questo per esempio, questa è una molecola che è strutturata in un'urea, è immersa in acqua, e diciamo le forze che si scambiano questi atomi sono semplici. Cioè, questo termine è un termine che descrive il legame, le fluttuazioni, lunghezza del legame, un termine che descrive il cambiamento degli angoli, e un termine che descrive gli angoli di essi, poi c'è l'interazione tra diversi atomi, e quindi c'è il bond stretching, il bending, le torsioni, e poi anche l'interazione tra diverse molecole, che è un misto di reduzione a corta distanza, torsione di massa bassa e interazione elementare. Tutto molto elementare. E questo è un modello che la cui importanza e validità non va approssimata, perché nella costruzione del modello ci sono stati decenni di esperienze, quindi di fisica, per cui questi parametri sono stati scelti e possono descrivere abbastanza bene il comportamento di molti. Ok, naturalmente ci sono dei limiti, e tempo fa ho scoperto
mandati un passo indietro sulla modernizzazione, per il sistema non è più fatto di palline che si registrano tra di loro con quelle forze, con delle molle, delle forze un pochino più complicate, ma l'interazione è dovuta al fatto che ci sono ioni ed elettroni, l'interazione tra ioni e elettroni, quello che determinano le forze che si scambiano degli atomi, e quindi abbiamo cercato di introdurre questo livello di definizione più microscopica del sistema, e questo ci consente di per esempio descrivere la formazione e la rottura di legami chimici, non c'è bisogno di alcun tinting, e diciamo, siccome abbiamo stiamo descrivendo gli elettroni, quando la simulazione procede possiamo anche calcolare lo spettro ottico, l'intensità Raman, eccetera, lo spostamento NMR, tutte le quantità che gli sperimentali possono calcolare direttamente, e quindi ci consentono di fare un legame, di introdurre un legame stretto tra la simulazione e la realtà. Che non dovrebbe essere quindi questo è un metodo che c'è da tanto tempo, inizialmente dopo la guerra, diciamo, negli anni 50 i primi sforzi sono stati fatti con modelli molto primitivi, poi diciamo, negli anni 60 praticamente si è sviluppata diciamo con proprietà dei computer non è che è stata per la fine. Ok. Naturalmente i computer non sono infinitamente potenti e quindi ci sono dei limiti e diciamo parte della mia carriera è stata nel cercare di portare un pochino in avanti le frontiere di quello che di uno vorrebbe essere in grado di studiare sistemi più complessi con maggiore accuratezza. Se volete il metodo all'inizio è un passo in questa direzione, e questo dovrebbe venire dopo, se non lo prima, comunque diciamo, studiare fenomeni di lunga scala e naturalmente il computer vi dà una scritta di numeri, quello che devi fare poi alla fine della giornata è di avere una comprensione. Allora, parlare di metodi in astratto è un pochino noioso, penso, e quindi quello che ho pensato di fare è di parlare di un problema specifico in cui alcuni della maniera con cui l'abbiamo affrontato per darvi un'idea della linea di pensiero di cui sta dietro e di come si è sviluppata.